Buongiorno, oggi andiamo a pescare a Piombino. Mi ha chiamato ieri sera un amico, Roberto Cavallini, a Vita Cecina, un esperto pescatore di mare, pesca alla scogliera. Mi ha detto che in questi giorni si sta prendendo qualche pesce, non grandi cose, però insomma qualche pesce sta uscendo. Io pensavo di andare a pescare a casa sua, proprio a Cecina, invece mi ha detto, dice, che aveva pensato di andare su una scogliera a Piombino. Quindi lui si è già recato sul posto, abbiamo l'appuntamento proprio sulla scogliera, mi ha detto dove siamo e vediamo un attimino se riusciamo a prendere due pesci. Io e Jacopo ci conosciamo da diverso tempo e abbiamo voluto fare questa uscita per vedere di fare una buona pescata sulla scogliera qui di Piombino. Andiamo avanti a pescare e vediamo un po' il risultato della giornata. Come ho detto prima, siamo in compagnia di Roberto Cavallini, pescatore sulla canna da riva che non ha bisogno di presentazioni. Tempo è bello, che per la pesca non è, diciamo, la giornata migliore, era meglio se era un po' più coperto. Tanto al mare lo sappiamo che non sempre quello che diamo per scontato a volte succede, a volte quando uno pensa che il pesce dovrebbe far fatica a farsi vedere, magari invece poi dopo entra. C'è un po' di corrente che da me va verso Roberto. Diceva Roberto che qui c'è questa scogliera che in questo tratto qui, dopo una decina di metri sott'acqua, finisce, inizia un po' di misto sabbia. Si sta pescando a una quindicina, a 20 metri, con dei galleggianti piombati da 3 grammi, che hanno 2,25 grammi sul corpo e 0,75 da poter mettere in lenza. La lenza me l'ha fatta fare molto aperta, a un finale di 1,5 metri. Ho fatto un bulchettino di 4-5 pallini a un mezzo, 60-70 cm galleggiante, poi ci ho lasciato 4 pallini molto distanti l'uno dall'altro sotto, proprio per lasciare la lenza morbida e l'esca in modo che possa fluttuare, diciamo, sul fondo e anche in prossimità del fondo. La tirata sembra anche discretina. Bella? Dovrebbe essere bellina. La canna lavora benissimo.
alla reazione del pesce. Dovrebbe essere un bel pesciotto. Diciamo è un bel pesce, siamo intorno al chilo. Sì. Tieni dentro! È andata bene. Penso che la canna abbia reagito bene alla cattura. Zitellone. Sono piccole le mie. Bisogna saperle scegliere. Comunque lavora bene anche quella bolognese lì, eh. Questa la liberiamo, dai. Il pesciotto sta uscendo. Non le posso scegliere tutte. Sto pescando con una lenza molto sottile, con un filo del 10, con un ammo del 16, con una spallinatura di 3 o 4 pallini su 5 metri di acqua, con galleggianti di 2 grammi e mezzo piombato. Una lenza abbastanza morbida, insidiare questi pesci molto diffidenti, con un mare molto chiaro.
Ah, Roberto, le condizioni non ci sono più. Non ci sono più, bisogna spostarsi da 100 metri da qui a ridosso del mare. Un pochino riparati. Un po' riparati per continuare a pescare queste orate. Vediamo, dai, qui ho 5 o 6 pesci, in due si sono presi. Ce n'è presa una soltanto discreta, le altre più piccole si è preso la cocchiata. Andiamo a vedere sottovento, dai, va bene? Dai, ci spostiamo. Siamo riusciti a rientrare in pesca, Roberto? Certo. Qui si riesce a pescare, dai. Siamo un po' a ridosso di questo scirocco. Sì. Vediamo di finire la serata, dai. Bisogna essere degli stambecchi per pescare qui, qua, non dei pescatori. Come potete vedere è venuto un sub a farci visita, quindi dobbiamo cambiare posto anche questa volta qui. Non mi sembra una buona giornata oggi, Le reti stamani, sub ora. Bella occhiata. Torna in acqua. Non sono tutto occhiatelli, però parte. No, sono tutte lì, Non dai, sono belle. Fine serata ti stai divertendo. A fine serata ti stai divertendo, dai. Prendiamola così, dato che, che il mare ci dà contro. Oh! Tutte occhiatelle. Quante sono? Un etto? Sì, su 120-130 grammi. Sto pescando con un mulinello nuovo io, è il TIF, questa è la taglia 3005, pescare in scogliera così con la bolognese è una taglia giusta. Anche questo dei mulinelli è bello, nuovo, 3005, molto leggero, il mare non ci aiuta. Gli scogli sono sempre più duri, siamo scomodissimi perché siamo su delle punte dove non possiamo stare comodi e non pescare come si deve. Sì, Roberto, questa canna qui oggi l'ho presa, cioè c'è proprio la condizione ideale per poterla apprezzare perché è un pochino più robusta della tua, un pelino anche forse più pesina, però quando c'è vento così si riesce comunque a forzare bene anche nei lanci controvento e va benissimo, guarda, oltretutto è rigida però comunque abbastanza sensibile, c'ha la vetta e portacima che sono abbastanza dolci, anche su questi pesci pescando con fili sottili acconsente bene. A differenza di quella di Jacopo io ho una canna molto più leggera, sempre con una bella azione, sempre da pescare in mare,
affidabile, con un'azione bellissima, perché ho provato prima con alcune orate e sono spettacolari le azioni delle canne. Io ve la consiglio. Chiata. Sto pescando con il B900 del 18. È un amo robusto, leggero, che si presta molto bene all'innesco di questi dei bigattini e comunque di esche poco voluminose. Il filo, per vedere una mangiata in più, non si può salire oltre lo 0,10, quindi le orate e magari anche una spigola che hanno una dentatura meno tagliente riesce a salvarle anche dei pesci più belli. Le occhiate, che hanno comunque una dentatura affilata, si fa più fatica. Guarda, Roberto ha preso una bella occhiata. Queste occhiate, pezzo da portare. È un pesce che va a branco e quando arriva sotto i bigattini e mangia lei e basta. Comunque è un buon divertimento, anche se sono pesci piccoli, tirano, ti fanno divertire. Sono tutte occhiatelle, però sono divertenti, dai. Seven Case si sta comportando bene, dai. Stamani si era smosso un po' di pesce, è cambiato le condizioni e si è finita la serata in malo modo, diciamo. Anche se è entrato un po' di occhiate, ci siamo divertiti con quello. Però pesci importanti non se ne è trovati più. Si sa, là dove si è pescato stamani c'era un fondale idoneo per la pesca che si voleva fare. Con un po' di sabbia, un po' misto. Qui c'era più scoglio e tutto. Purtroppo quando le condizioni meteo ti vanno in tasca, dice Vello, rimani si deve adeguare. Si deve adeguare. Se a me la stai male, dai. No. Se vedo qualche occhiatella, qualche salpa. Salpi te. Belle. Avevi la lenza da salpe. Purtroppo salpato, è così. Si è testato i nuovi galleggianti, piombati, vanno benissimo per la pesca. Cosa, pensavo che si intricciassero sul lancio, invece sono bilanciati. Mai una volta mi si è girato, no, il filo sopra. Sono per la lunghezza o l'asta, sono bilanciati bene. E ha una piombatura sotto leggera per fare questi tipi di pesca, perché occorre pescare leggero per via dei baini che vanno giù lentamente e la lenza va giù morbida, morbida, con dei fili sottili.
morbidi. Sì, si è pescato comunque 10 tutta la giornata. Tutta la giornata, un filo bellissimo, perché il seco... Sì, seco il match, sì, questo seco è quello match nuovo. È quello nuovo, molto più morbido, più elastico e più resistente. Buono. Qui ci si gode una bellissima vista, ci sta l'Elba davanti con la Palmaiola, Cerboli. Puntala. Ora si va a prendere un bel caffè e si torna a casa. La giornata è finita. Buono, alla prossima, a tutti. Arrivederci.